Le parole chiave sono che le telecomunicazioni sono l'abilitatore dell'economia digitale, sono un settore strategico, l'abbiamo visto nel momento in cui purtroppo siamo stati chiusi in casa con la pandemia, ma ancora adesso vediamo che continua a crescere vertiginosamente il traffico dei dati sia su rete mobile che su rete fissa. E gli operatori sono fortemente impegnati, lo vediamo dal livello degli investimenti che mettono in campo ogni anno, ma è altrettanto vero che la redditività degli investimenti stessi si sta riducendo rapidamente, tanto che i flussi di cassa, cioè la possibilità di finanziare il debito e i successivi investimenti, sta progressivamente diminuendo. Ci sono molte attenzioni anche a livello europeo sulle telecomunicazioni, ci sono iniziative appena prese ma che debbono essere sicuramente sostanziate, come quelle delle risorse del PNRR, di favorire i centri di ricerca, di favorire l'innovazione, ma tutto ciò non è sufficiente, vanno aggiunte tutta una serie di altre misure come quella di trovare un equilibrio fra l'approccio regolamentare e la sostenibilità economica e di sviluppo della filiera. Occorre sostenere l'impegno per gli investimenti in efficienza energetica, occorre assegnare le frequenze a 6 GHz alle telecomunicazioni mobili, proprio vista la loro crescita, e tante altre misure che abbiamo rappresentato in dettaglio, alcune delle quali riguardano poi l'ambito Italia. È stata anche l'occasione per parlare con il governo, si è appena insediato, le richieste non mancano. Sì. No, le richieste sicuramente non mancano, quello che si è verificato in passato purtroppo è che i tempi di attraversamento, come si dice, di questi nostri percorsi che richiedono momenti di sintesi, pensiamo soltanto ai temi della semplificazione o dei limiti elettromagnetici, sono talmente lunghi che li abbiamo rappresentati a più governi successivamente e auspichiamo che adesso riusciamo ad avere non solo un punto di sintesi ma anche un luogo dove in tempi ragionevoli per il mercato si riescano a risolvere questi problemi.